Ciao ragazzi, sono qui a San Pietro, stiamo assistendo purtroppo ad una situazione molto tragica e difficile, c'è un imprenditore, non so se si riesce a vedere da qui, che è arrampicato sulla cupola perché ha circa 30.000 euro di debiti nei confronti del fisco, nei confronti della sua, dei suoi enti locali, il comune, anche la regione, e vorrebbe continuare la sua attività, ma purtroppo questi debiti non glielo consentono. Gestiva uno stabilimento balneare e per alterne vicende purtroppo adesso si trova ad affrontare sia questo debito sia anche la tagliola della direttiva Bolkestein, che colpisce indistintamente anche i piccoli imprenditori. Noi stiamo cercando intanto di dialogare con lui, abbiamo già telefonato diverse volte ieri, ci abbiamo parlato, stiamo cercando di convincerlo a scendere, perché siamo disponibili a trattare con qualunque ente che abbia il suo debito, che sia creditore di questa persona, ma soprattutto vogliamo segnalare che siamo vicini a queste persone, perché lo Stato non può comportarsi in maniera indifferente, magari applicare alla cieca una direttiva mettendo anche in difficoltà le persone, anche i piccoli imprenditori. Bisogna avere considerazione di queste situazioni e cercare di diventare appunto una comunità e di venire incontro alle persone in difficoltà. Adesso cerchiamo anche di salire sulla cupola, perché magari possiamo avvicinarlo e cercare di salvarlo. Noi anticipiamo già che comunque proprio a supporto proprio perché vogliamo essere vicini alle persone in difficoltà, vorremmo un sistema di riscossione dei tributi anche più umano, ed è per questo motivo che anticipiamo la nostra proposta di legge di abolizione di Equitalia, perché il sistema di riscossione dei tributi deve essere completamente rivisto e non vogliamo più assistere a scene di persone in difficoltà che non vengono aiutate dallo Stato, ma vengono appunto ignorate in un momento di bisogno. Vi faremo sapere comunque presto tutto questa nostra attività e le azioni prossime a salvaguardia appunto di queste situazioni e di questa situazione in particolare così pesante. Grazie.